12:31 minuti, oggi è lunedì 31 maggio, finisce un mese ma inizia una nuova settimana, sempre in vostra compagnia, in compagnia del pubblico di Milano News, in compagnia di Good Morning Milano. Ultima settimana nello studio di Good Morning Milano, perché dal lunedì prossimo, dal lunedì 7 giugno, usciamo, andiamo all'aperto, in modo che finalmente avremo di nuovo un contatto, seppur distanziato, con tutto quello che servirà, insieme comunque con i nostri ospiti che verranno a trovarci nel nostro studio all'aperto per festeggiare l'estate insieme, una Good Morning Milano Summer Edition che partirà appunto lunedì 7 di giugno. Quindi ultima settimana in vostra compagnia, settimana corta perché il 2 giugno è festa e non andiamo in onda, ma insomma settimana che arriva appunto alla fine di un mese, che vede anche la fine di un campionato di calcio e anche della rispettiva Coppa Italia femminile, che però, e qui mi fermo, Mattia Del Giudice, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Mi sono fermato su quel ma che però. Esattamente, da milanesi noi speravamo un risultato diverso, però la Coppa Italia femminile se la giudica alla lotteria dei calci di rigore la Roma, a danni proprio del Milan, che purtroppo dal dischetto sbaglia praticamente tutte le opportunità. Ma cosa è successo? Cioè, vediamo ad esempio, abbiamo la grafica della chiusura, cioè c'è una lista di X rosse che non... Cosa è successo al Milan? Bella domanda, perché tra l'altro è stato un primo tempo molto equilibrato con la Roma, che forse ha usato qualcosa di più, però nella ripresa le rossonere si sono proposte molto di più in fase offensiva, sono state spesso fermate dal fuorigioco, hanno pure compito una traversa nei tempi supplementari, ma poi dal dischetto Vero Bochete, che in teoria è anche la giocatrice più forte tecnicamente della squadra di Ganz e la migliore tra l'altro in campo fino a quel momento, sbaglia il primo rigore, mentre invece le giallorosse sono ciniche, a parte Elena Linari che tira alto sopra la traversa, tra l'altro la migliore in campo della Roma, quindi entrambe le migliori in campo hanno sbagliato, però sia Bochete che Grimshaw si fanno ipnotizzare da Camellias e Hazard, che para due rigori e praticamente regala così la coppa alla sua squadra. Quindi un campionato che il Milan festeggia a metà, un'annata che il Milan festeggia a metà, perché niente, la Coppa Italia non riesce ad aggiudicarsela, ma ricordiamoci sempre, Champions League assicurata, giusto? Esattamente, ormai è finito il campionato da una settimana, il Milan è arrivato secondo qualificandosi alla prossima Champions League, tra l'altro inizierà già il 18 agosto con i turni preliminari della competizione, però una Supercoppa italiana dove si è uscito in semifinale e una finale persa ai calci di rigore, quindi purtroppo nessun trofeo ancora per le milanesi in campo femminile, dovremo aspettare chissà, magari l'anno prossimo. Sull'altra sponda del Naviglio invece, se c'è una maschile che festeggia il campionato, le ragazze dell'Inter invece non hanno granché da festeggiare, giusto? Esattamente, l'Inter ormai non era arrivato in finale, era stato proprio eliminato dal Milan, però almeno la squadra primavera ha conquistato un buon terzo posto nella Final Four del campionato scudetto appunto della primavera, vinto sempre dalla Roma, è stato un weekend a tinte giallorosse, la Roma ha vinto anche contro la Juventus in finale primavera, l'Inter però si prende un'ottima medaglia di bronzo battendo la Florenza ai calci di rigore, quindi la lotteria dei rigori è andata meglio alle nerazzurre che alle milaniste. Quindi insomma un campionato per le milanesi, poi allora devo dire la verità, ci hai mandato una foto che io non so di cosa parli. Mattia, spiegami questa cosa è successo, spiegami. Sempre comunque stando nei dintorni di Milano, a Sesto San Giovanni c'è la Pro Sesto, che è anche una squadra femminile, che questo weekend ha ottenuto la promozione in Serie B vincendo il suo girone in Serie C, quindi l'anno prossimo avremo comunque un'altra squadra lombarda, l'ennesima nel campionato cadetto, comunque un'ottima società che ha dominato il girone quest'anno, quindi
Chissà, magari il prossimo anno parliamo anche un po' più di loro. Ma certamente, quindi Prosesto che arriva nel campionato di Serie B, quindi insomma sempre più Milano, sempre più Lombardia nei campionati delle massime serie femminili. Ricordiamo però che appunto con Caterina Rosa voi seguite tutti i campionati che ci sono, non solo appunto A e B, ma anche i cadetti, ma anche, dicevi prima, la primavera. Quanta Lombardia, quanto Milano c'è in questi campionati? Guarda, ormai parlando proprio di Lombardia, ci sono tantissime squadre. In Serie A ci sono sì il Milan e l'Inter, ma in Serie B c'è il Como, il Brescia, adesso la Prosesto. L'Orobica purtroppo è retrocessa in Serie C, dove arriverà probabilmente il Pavia il prossimo anno. Quindi la Lombardia si sta comunque rendendo grande protagonista di questo movimento che è davvero in grande spolvere, in grande crescita. Mattia, quello di quest'oggi è il nostro ultimo collegamento. Piera, giusto quello di prima. Eccolo. Il collegamento, diciamo, è l'ultimo collegamento di questa stagione. Cosa dobbiamo aspettarci però appunto nell'estate del calcio femminile e poi come potremo ripartire il prossimo anno? Buongiorno a tutti nel Guarda, frattempo. sicuramente il calciomercato sarà il grande protagonista. Il Milan già si sa già che prenderà Laura Giuliani, il portiere della Juventus, e anche Lindsay Stomas dalla Roma, oltre a tantissimi altri colpi per poter comunque competere anche in Champions League, almeno riuscire magari a raggiungere i gironi, anche se sarà difficilissimo. L'Inter dovrà rinforzarsi perché ormai sono 2 anni che gioca in Serie A ed è incredibile che l'Inter comunque non giochi nelle zone alte della classifica, vista comunque la squadra maschile che ha vinto l'ultimo scudetto. Quindi sarà un calciomercato dove le milanesi sicuramente si rinforzeranno tanto per poter fare sempre meglio e ci auguriamo appunto una prossima stagione dove il Milan magari riesca ad accorciare le distanze dalla Juventus per magari vincere il primo trofeo a livello femminile. Noi possiamo darci appuntamento a settembre, Mattia, così senza paracadute proprio, lo diciamo? E no, spero a luglio, appunto, come mi avevi spoilerato, adesso non so se posso dire qualcosa, speriamo di rivederci anche dal Allora, vivo per per poter parlare una ancora un giornata po'. sì. Sì, sicuramente hai spoilerato, ma si saprà a breve. A luglio avremo una grande giornata in cui festeggeremo con tutti i vari inviati, gli ospiti di Good Morning Milano, una data importante, poi ne parleremo più avanti. Ma poi, insomma, da settembre un nuovo palinsesto. Spero davvero di avervi ancora al nostro fianco per raccontare sempre di più del calcio femminile e magari appunto parlare anche a questo punto della Prosesto, di tutte le altre che si stanno avvicinando alle massime serie e perché no, anche di quelle che stanno invece nelle serie più piccole perché hanno bisogno del nostro supporto. Assolutamente, ha bisogno di tantissima visibilità perché ovviamente non hanno i nomi e i blasoni di Milan e Inter, ma sono società solide che davvero credono davvero nei loro progetti, quindi speriamo assolutamente di raccontare anche le loro avventure nei campionati. Perfetto Mattia, allora io ti ringrazio tantissimo. Per quest'anno, diciamo, con Good Morning Milano è finita, ma sicuramente, appunto, come abbiamo detto, ci vedremo ancora un po' di volte da qui a settembre e poi appunto a settembre ricominciamo. Io ti ringrazio davvero tantissimo per averci fatto appassionare al calcio femminile e a tutto questo bellissimo movimento che c'è intorno, appunto, al calcio femminile. Grazie davvero Mattia e grazie a Caterina Rosa. Grazie a te Fabio e a tutta la redazione anche di Milano News che è la regia che ci supporta sempre ad ogni puntata. Quindi saluto assolutamente tutti, ringrazio te per averci regalato questo spazio e non vedo l'ora di iniziare l'anno prossimo magari con anche qualche upgrade. Sicuramente, una versione 2.0 dei nostri collegamenti. Intanto avete visto il braccio di Piera che salutava dalla regia per ringraziare Mattia, eccola dietro di me. Grazie Mattia, davvero buona fortuna per tutto quanto, noi ci vediamo comunque prestissimo. Buona giornata a voi e buon proseguimento. Ciao a tutti. Proseguiamo appunto, grazie Mattia per l'assist, perché proseguiamo parlando sempre di donne e che donne sono le tre foche parlanti, sono le tre donne della poesia milanese, sono coloro che tutte le volte a metà della trasmissione arrivano con la loro incursione poetica. Quest'oggi è Acilia Jonac con l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti.
che ne termina da basta e non c'è neanche da chiedere un po'. Ferma di starsa? Io. Questa è Acelia Jonak, le incursioni poetiche delle foche parlanti, grazie mille Acelia, anche con Acelia ci vedremo forse a settembre, ma le foche continueranno anche questa settimana. Sono le 12.40 in questo momento, è l'orario perfetto magari per farsi un buon pranzo, perché no, magari facendolo, ordinando qualcosa di interessante. Potete ordinarlo last minute, oppure se vi organizzate un attimino potete ordinarlo un po' prima, ma avere delle cose sicuramente migliori. Sto parlando di Appa Messina, che non ho la minima idea di cosa sia, ma nel senso che lo so, voglio farmelo raccontare dai due inviati, diciamo, da coloro che hanno inventata questa cosa, che parliamo quindi di Federica Mari e Filippo Saleri, buongiorno entrambi, appunto di Appa Messina. Si parla di cibo, si parla di delivery, si parla di cose buone, giusto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci sentite bene? Vi sentiamo benissimo, grazie mille di essere collegati con noi. L'orario, dicevo, è quello perfetto per parlare di APA Messina, giusto? Buongiorno. Ok, allora credo che io vi sento benissimo, quindi dicevo appunto, APA Messina, un'idea. Assolutamente sì, noi siamo un e-commerce di prodotti. Prego, prego, prego. È un po' in ritardo il collegamento, quindi andate pure senza problemi. Quindi un e-commerce di prodotti siciliani, giusto? Ecco, è saltata la connessione però. Vi sento. Sì, vi sento, prego, andate Noi non sentiamo bene. avanti. Allora, andate voi senza preoccuparvi. Assolutamente. Andate voi senza Commerce problemi. da Sicilia, eccelle qualità. Allora, Pier, se riusciamo un attimino. Allora, connessione, ok, connessione a Ok, posto adesso. quindi ti sentite? Ok, perfetto. Allora, mi dicevate appunto poco fa, è un e-commerce, prodotti siciliani. Raccontatemi bene come funziona. Tra parentesi, un'idea nata completamente a Mi Milano. sentite? Un'idea completamente nata a Milano, mi dicevi Federica, che ci porta la Sicilia dritta in casa nostra, no? Ecco, adesso vi sentite meglio, scusatemi, abbiamo problemi di linea. Nessun problema, prego, vai pure Federica. Allora, noi abbiamo praticamente un e-commerce di prodotti tipici siciliani, siamo una realtà nuova, siamo nati da 10 anni. Mesi. Scusi, da 10 mesi, ok? Scusate. Siamo di Milano, tutte e due, quindi nati e cresciuti a Milano, però io ho la casa a Messina da tutta la vita e quindi il sogno è sempre stato di andare a vivere giù e per amore della Sicilia abbiamo iniziato questa avventura. È nata veramente come un gioco e invece si sta rivelando bellissima, piena di emozioni, impariamo cose nuove ogni giorno e facciamo conoscere la Sicilia. Ecco, No, allora, abbiamo iniziato per prego, i prego, prego, primi buon Filippo. gustai. Vai, Filippo. No, dico, i primi buon gustai siamo stati noi, quindi abbiamo iniziato, diciamo, per esigenze personali, innanzitutto. E poi abbiamo pensato che, diciamo, questa nostra esigenza poteva anche estendersi a, insomma, altre persone di Milano che magari non sono abituate ai sapori ricchi della Sicilia, ecco, no? Noi siamo grandi amanti delle arance, innanzitutto. Quindi è nato con gli agrumi a Appa Messina. Nato con gli agrumi, poi sulla necessità, diciamo, anche delle persone che ci contattavano, che hanno iniziato a chiederci magari se potevamo portare pasta di mandorla, se potevamo portare dei formaggi particolari. E allora ci siamo detti: beh, che cosa facciamo? Ci diamo da fare. E allora siamo andati giù in Sicilia, siamo andati a contattare un po' di aziende del territorio che producono prodotti di altissima qualità, quindi parliamo di materie prime coltivate dal produttore che le lavora e produce il prodotto finito. Di varie regioni, principalmente Messina, ma abbiamo ad esempio alcuni. Ecco. Produttori di sciacca, come infatti tutti i sughi di pesce sono di sciacca, i formaggi sono sull'Etna, quindi i Nebrodi,
prodotti proprio di fronte tra l'Etna e il Monte Moio, veramente un panorama suggestivo da matti. Anche piacevole, diciamo, Sì, come lavoro quando si va a trovare i fornitori. infatti Assolutamente sì. immagino un duro lavoro, ma qualcuno doveva farlo. Quindi avete trovato questi produttori che hanno accettato di finire dentro il vostro e-commerce, per cui io posso tranquillamente ordinare da casa i prodotti che preferisco del panorama siciliano, giusto? Voi ci trovate su Facebook, su Instagram, stiamo cominciando anche un canale YouTube, soprattutto di viaggi e di interviste anche ai produttori. Quindi ci trovate ovunque, tra pochissimi giorni va online anche il sito e-commerce, però tramite la pagina Facebook ci sono tutti i nostri recapiti, quindi basta chiamarci e Insomma, voi potete trovare il modo per assaporare i nostri prodotti. rendete reale il sogno di tanti milanesi che non hanno il parente di giù che fa il pacco da giù. Cioè, voi questo avete. Siete riusciti a fare il miracolo alla fine della fiera. Siete riusciti a fare il miracolo di far arrivare nelle nostre tavole direttamente i Il prodotti famoso migliori. pacco Il da giù. famoso pacco da giù, infatti. Ha saturato un po' la linea, però adesso ricominciamo. Quelli che hanno l'anello mancante, diciamo, tra il cibo meridionale e il nord, no? Infatti, chi non ha il parente, chi non ha il Diciamo cugino. che una cosa che ci teniamo a dire è che i nostri non sono più che fornitori. Esatto. Diciamo che i nostri produttori, più che essere dei produttori, sono dei collaboratori a tutto Sì, tondo, perché ci aiutano senza di loro non tanto. sarebbe stato possibile. Abbiamo trovato sia dell'ottima qualità che delle ottime persone con cui collaborare, che devo dire. Persone che credono tanto in noi, perché comunque Siamo ci stanno partiti da permettendo zero. di spiccare, ci stanno veramente aiutando tanto. Noi siamo riusciti a partire da zero, diciamo, avendo le conoscenze giuste, insomma, perché è l'unica cosa che importa ad un certo punto per iniziare un'attività, quelle che sono le relazioni comunque personali, di fiducia anche, no? Ci hanno permesso, hanno creduto in noi e ci hanno permesso, diciamo, di iniziare senza alti costi e permettendoci anche delle rateizzazioni, diciamo, di pagamenti. Perché purtroppo l'Italia non aiuta tanto a livello di incentivi le No. start-up. E quindi diciamo che ci si deve aiutare come si può. Questa è la questione. E quindi diciamo che il problema, come tutti, noi comunque siamo giovani, non avevamo grandi risparmi da parte, e il fattore economico è sicuramente quella che è lo scalino più grande quando si vuole iniziare un'attività. E quindi trovare delle persone con cui collaborare, dividersi i compiti, competenze diverse, sicuramente è quello che fa di una startup. Io non dico un successo perché noi non siamo ancora un successo, però insomma Ce la stiamo mettendo tutta. il poter andare avanti, ecco. Direi che per un successo gli ingredienti giusti li avete, nel senso che sicuramente i vostri ingredienti sono di alta qualità. Anzi, quali sono i best seller? Cos'è che la gente vi chiede di più? Allora, sicuramente le olive verdi schiacciate condite sono veramente il nostro cavallo di battaglia. Ieri abbiamo fatto la prima nostra fiera ad Alserio. Ed è stata una cosa, Perché non vanno via c'eravamo come noi? l'acqua. Quelle Perché non eravamo presenti in redazione? ricaponate, quindi la caponata in agrodolce, assolutamente sì, la ricotta infornata dura, che sono anche comunque prodotti che rappresentano la tradizione culinaria messinese. Prodotti che oltretutto non è facile reperire. Diciamo, noi diamo la possibilità di assaggiare questi prodotti, magari anche alcuni prodotti con, diciamo, deperibili, con una scadenza di 15 giorni. Ma col fatto che partono direttamente dal produttore, si riesce a assaporare la qualità del prodotto e la freschezza del prodotto. Diciamo che l'unico nostro grandissimo problema sono le spedizioni. Questo è un appello a tutti gli spedizionieri di portare maggior rispetto ai pacchi che trasportano, perché questa per noi veramente è una catastrofe. Però appunto raccontatemi appunto che penso l'anello, diciamo, l'anello debole è sempre quello, non la spedizione, ahimè. Però avete trovato il modo Veramente appunto. creano tantissimi problemi, poi a volte il cliente non capisce che non è colpa Eh nostra no, immagino. direttamente, quindi arrivano chiamate dove Sei sempre tu il sì, referente. loro ti prendono di mira e pensano che sei tu che li trasporti il pacco dalla Sicilia a casa. Invece Però vabbè, raccontaci. insomma, meno male, poi ci sono anche tantissime spedizioni che vanno a buon fine. Quando noi vediamo in consegna, tiriamo
un grande sospiro di sollievo. Ecco, perché come funziona? Allora, in quanto tempo posso ricevere la mia merce e quanto fresca è appunto quello che diceva prima Federico? Sì, sì, ti sento benissimo. Filippo prima diceva, Filippo prima parlava appunto della freschezza dei prodotti, quindi di quanto è importante essere anche sicuri che il prodotto arriva fresco sulle nostre tavole. Come funziona appunto il periodo di spedizione? Entro quanti giorni dall'ordine? Allora, la spedizione, allora, nel momento in cui arriva l'ordine, giusto il tempo materiale di preparare anche alcuni prodotti che vengono proprio preparati per la spedizione. Il pacco, salvo imprevisti, in Italia 3 giorni massimo, quindi partenza lunedì, arriva mercoledì, partenza martedì, arriva giovedì. Noi abbiamo poi tutti gli imballi anche appositi, quindi refrigerati, soprattutto per prodotti freschi. Quindi i prodotti, se le spedizioni si comportano bene, arrivano che sono perfetti. Poi abbiamo prodotti come le cassate e adesso introdurremo anche la carne, che allora lì viaggiano esclusivamente con furgoni refrigerati. Ah, oh, quindi perfetto. E si fanno pagare, ma la spedizione, diciamo, noi che siamo sicuri, non dà problemi. Insomma, giustamente sì. Si paga per di più, ma giustamente il prodotto arriva fresco e soprattutto finalmente quel problema del sapore che cambia, no. Abbiamo finalmente il sapore vero sulle nostre tavole, no? Guarda, una delle gioie più grandi che abbiamo sono quando magari persone siciliane, con origini siciliane, che non tornano a casa da tanto tempo. Mi sentite? Sì, 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 prego. Quando siciliani che non tornano a casa da tanto tempo aprono il pacco e al primo, diciamo, alla prima snasata dicono: ah, ho sentito l'odore di casa. E quello per noi è una gioia. Ricordaci allora, Federica e Filippo, ricordateci bene le coordinate allora per come fare a trovarvi e anche magari qualche consiglio su che cosa provare, cosa usare. Magari non conosciamo bene i prodotti, qual è il prodotto che non posso fare a meno di assaggiare? Allora, quando i clienti mi vengono a chiedere un pacco tipico, perché proprio non conoscono e vogliono approcciarsi alla cucina siciliana, io dico sempre che in un pacco non può mancare appunto le olive, la caponata, qualche sugo di pesce, abbiamo un dolce tipico proprio messinese che è la pignolata, che sono gnocchetti di pasta fritta, limone e cioccolato. Poi tu cosa consiglieresti? Beh, io consiglio, noi abbiamo creato comunque una categoria sul sito con box degustazioni, sì, dove diciamo sono box degustazioni a tema. Uno di questi abbiamo creato il messinese. Ah. E il messinese per noi racchiude tutti quelli che sono i prodotti, diciamo, più tipici e caratteristici, che solitamente la gente anche non conosce e quindi secondo noi da assaggiare. Perfetto, le persone ci possono trovare appunto alla pagina Facebook, sì, Appa Messina Prelibatezze Siciliane, pagina. Mi ha messo i contatti sotto la diretta, vedi? Sì. Abbiamo anche un profilo LinkedIn e ottimo, ottimo. Quindi sì, Semplicemente. Ok, regia, tu hai preso gli appunti su olive schiacciate verdi, che è l'ordine del sottoscritto. Siamo sempre disponibili. Perfetto. Ottimo, allora direi che non ci manca quindi che ognuno di noi fare il proprio ordine. La regia ha già preso appunti per il mio ordine personale, olive schiacciate verdi tutta la vita, quindi andiamo avanti così che va benissimo. Lì i link li abbiamo messi, grazie mille anche ad Aurora che ha messo i link della diretta proprio qui sotto. Ah, vedo che è stata la connessione, volevo salutare però Federica e Filippo prima di salutarli, li ringrazio comunque per averci dato questo momento. Ecco, eccoli qua che tornano giusto in tempo per essere salutati. Eccovi, volevamo... Guardate, scusate, veramente abbiamo problemi di connessione purtroppo. Nessun problema. No, volevo salutarvi e ringraziarvi, appunto siete scomparsi, quindi sono contento che siete tornati. Diciamo, noi qui abbiamo già fatto tutte le nostre wish list, quindi vi arriveranno presto... Purtroppo... Vi arriveranno presto i nostri messaggi. Grazie davvero, complimenti per l'idea che avete avuto. Abbiamo messo tutti i link. Grazie mille a voi per l'opportunità. Grazie mille. Appena un si saluto, potrà buona giornata a tutti. Avervi, ciao, qui ospiti in diretta, io vi voglio qua presenti.
anche perché confido che portino qualcosa, così e noi saremo veramente contentissimi di esserli con giusto, voi, giusto regia, confidiamo che portino qualcosina da assaggiare, almeno noi siamo qua felici, no, grazie mille davvero, un aperitivo in compagnia, benissimo, grazie no. mille, grazie mille Federica, ciao. Filippo, grazie mille davvero, complimenti e buon lavoro davvero per quello che state facendo, grazie mille davvero, buona giornata a entrambi, grazie mille a voi, un saluto a tutti, grazie, grazie mille, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, il link App Messina, facebook.com/appmessina nelle nostre, nei commenti a questa diretta per poter entrare in contatto con Filippo e Federica, così che almeno possiate anche voi godere delle prelibatezze che arrivano da App Messina e conoscere magari una cucina che poco conoscete, o magari invece ritrovare i sapori della vostra infanzia, i sapori delle vostre dei vostre vacanze, insomma non c'è un non esiste un motivo per non collegarsi ad App Messina. Grazie mille davvero a tutti voi che ci avete seguito, noi ci vediamo venerdì, perché mercoledì è festa, quindi saltiamo, ci vediamo venerdì, ma domani sera, ore 19.30, qui in diretta, uno speciale Municipio X alla seconda, Municipio 7 e Municipio 8, ne avremo delle belle. Grazie mille per averci seguito anche quest'oggi, grazie, arrivederci, a presto.